Dopo la sosta sul litorale di Troas, chiamato dai fedeli macedoni, Paolo lasciò quella che oggi è la moderna Turchia e attraversò il Mar Mediterraneo, approdando qui, al porto di Kavala. Era la prima volta che metteva piede nel continente europeo e l'Europa non sarebbe stata più la stessa. Paolo gettò semi che portarono alla crescita della Chiesa cristiana e continuano a portare frutto fino ad oggi. Parliamo del suo secondo viaggio missionario. Una volta sbarcato qui, viaggiò per 15 chilometri nell'entroterra fino alla città di Filippi, che sorgeva a ridosso della via Ignazia. Sembra che la città di Filippi non avesse una sinagoga, e la Bibbia dice in Atti, capitolo 16, che essi di sabato uscirono dalla città e giunsero al fiume per incontrarsi con le donne che erano là radunate. Una delle donne si chiamava Lidia ed era originaria della città di Tiatira. La Bibbia riporta che era una donna d'affari, una commerciante di porpora. Lidia accettò subito il messaggio e con la famiglia fu convertita e battezzata e chiese agli apostoli di fare della sua casa la loro casa. È qui, a meno di un chilometro dalla città di Filippi, sulle sponde del fiume, che secondo la tradizione Lidia si convertì. C'era un'altra donna che mostrava interesse per l'opera di Paolo e Sila, ma sfortunatamente non per lo stesso motivo. Era posseduta da uno spirito malvagio e li seguiva dappertutto, distraendo la gente dalla buona opera che essi stavano compiendo. Alla fine Paolo scacciò via da lei lo spirito maligno e la donna ritornò pienamente in sé, ma i suoi padroni erano contrariati, guadagnavano parecchio con la sua divinazione e vedendo svanita la loro fonte di guadagno, riversarono tutta la loro rabbia su Paolo e Sila. Paolo e Sila furono portati davanti ai magistrati ed accusati dei disordini in città. Furono frustati, furono battuti ed infine gettati in prigione. Qui nell'antica Filippi furono imprigionati, immobilizzati con scomodi ceppi, ma nonostante il trattamento ingiusto e crudele, cantavano inni e lodavano Dio. Poi, a mezzanotte, un terremoto scosse le fondamenta della prigione. Le porte si aprirono e le loro catene si sciolsero. Secondo la tradizione, questa è la prigione di Paolo. Il carceriere fu svegliato dal terremoto nel bel mezzo della notte e vedendo le porte della prigione aperte, pensando che i carcerati fossero scappati, insieme ai due nuovi prigionieri Paolo e Sila, temendo la vergogna di un'esecuzione pubblica, stava per uccidersi. Quando Paolo gridò ad alta voce, «Non farti alcun male, perché noi siamo tutti qui». Non solo Paolo e Sila, tutti i prigionieri non avevano esitato a restare fermi lì, persuasi da Paolo. Il carceriere non aveva mai visto nulla di simile. Prigionieri che avrebbero potuto scappare, ma avevano scelto di non farlo. Così cadde ai loro piedi chiedendo, «Signori, cosa devo fare per essere salvato?» Gli fu detto di credere nel Signore Gesù Cristo e sarebbe stato salvato. La Bibbia racconta che sia lui che la sua famiglia furono battezzati. Il giorno seguente Paolo e Sila furono rimessi in libertà e dopo essersi recati a casa di Lidia per incontrare gli altri credenti, si rimisero subito in viaggio. L'opera di Paolo qui portò alla fondazione di una chiesa. Con il suo zelo, la sua dedizione, la sua disposizione d'animo a soffrire per la causa di Cristo, Paolo lasciò un segno indelebile sui nuovi convertiti. Il percorso di questa chiesa non sarebbe stato facile, come evidenziato nella lettera di Paolo ai Filippesi al capitolo 1, versetto 29, dove leggiamo «Poiché a voi è stata data la grazia per amore di Cristo, non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui». Ed è così oggi per alcuni di noi. Il sentiero non sempre è liscio e facile, e come Paolo qui a Filippi potremmo essere chiamati a soffrire per la causa di Cristo. Se stai affrontando questo, allora rallegrati in mezzo alla battaglia, come fecero Paolo e Sila. Ricordati delle parole di 2 Corinzi 13, versetto 8. Nulla possiamo contro la verità, ma per la verità.